Hanno attraversato il fiume in 6 località, intorno a Chamdo. Ci sono morti. L'operatore radio ha detto che un uomo era stato ucciso. Poi ha aggiunto: i soldati cinesi stanno arrivando. Dopodiché il silenzio. Questa settimana è iniziata la liberazione pacifica del Tibet. Membri dell'Esercito Popolare di Liberazione sono entrati in questa regione occidentale della Cina invocati da una minoranza tibetana. Da lungo tempo roccaforte degli imperialisti, il popolo tibetano si è ritrovato a vivere in un regno feudale, sotto la tirannia del Dalai Lama. Mentre l'Esercito Popolare si dirige verso la capitale Lhasa, i contadini locali accolgono con gratitudine i liberatori e si uniscono con gioia alla crociata.